tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi ho deciso di girare un video in cui vi mostro i miei nuovi, diciamo, una sorta di aggiornamento dei miei rossetti MAC. Io vi ho già fatto un video sui miei rossetti MAC, però ho ricevuto quest'inverno diversi rossetti. O meglio, ho ricevuto un cofanetto dove ci sono molti dei rossetti nude di MAC. In realtà era in questo cofanetto che ho ricevuto dalla mia migliore amica per Natale e sono dei rossetti che in realtà sono anche presenti nella linea permanente, che dovrebbero essere i nude più famosi di MAC. Io ho ricevuto questo cofanetto che all'interno ha quattro rossetti, tra l'altro il packaging è bellissimo, il cofanetto è meraviglioso. E sono quattro rossetti appunto nude. Io volevo mostrarveli dato che comunque vi ho già fatto un video su tutti i miei rossetti MAC e questa è una sorta di aggiornamento dei miei rossetti MAC, un messaggio dei miei rossetti MAC, però nude. Partiamo per ordine. Il primo che vi mostro è un matte e si chiama Nouvelle Vogue, quindi un col finish matte, ed è questo rosa molto molto carino, un rosa antico direi, dal finish appunto matte, quindi opaco. Come vedete, rispetto ai normali rossetti MAC, questi rossetti hanno un packaging un po' più piccolino, un po' più piccolo rispetto agli altri. Magari ve ne prendo uno per mostrarvelo. Come vedete, sono leggermente più piccolini, però il rossetto è praticamente, insomma, la quantità è inferiore, proprio perché appunto è una linea limitata, un'edizione limitata, il packaging è un po' più, diciamo, curato, particolare, però è un po' più piccolo come quantità di prodotto e come packaging. Dicevo, il Nouvelle Vogue è questo qui, questo rosa antico, molto molto bello, molto portabile. Lo applico. Come vedete, è questo rosa molto molto bello, molto fedele appunto allo stick, è un rosa secondo me primaverile, infatti lo sto utilizzando parecchio in questo periodo, anche se in questa settimana c'è un freddo che sembra quasi che arrivi, che sia per arrivare a Natale, però il colore è molto molto bello, lo trovo molto primaverile. Il finish appunto è opaco, non è molto secco, mi piace molto perché appunto è, diciamo, è sì, è opaco, ma non va a seccare molto le labbra, quindi mi piace molto per questo. Il colore è molto bello, lo trovo molto carino, molto portabile, tranquillo e mi piace un sacco. Passiamo al secondo rossetto del cofanetto. E questo qui è sempre un matte e si chiama Kinda Sexy. Kinda Sexy è famosissimo, è un nude anche questo qui, quindi sono tutti nude, però a differenza del Nouvelle Vogue che è più rosato, questo qui è un po' più sul marroncino beigiolino. Questo qui è famosissimo, tutte le appassionate di make-up possiedono Kinda Sexy, io infatti volevo provarlo e sono davvero contenta di aver avuto questo cofanetto per poter provare molti dei rossetti nude che io volevo provare di MAC, quindi sono molto molto contenta. Andiamola ad applicare. Eccolo qui, questo qui è Kinda Sexy, quindi è un colore ben diverso dal rosato, dal nude rosato, è molto più aranciato, pescato, beigiolino, ecco. Mi piace, non è il mio preferito, cioè non è tra i nude che io preferisco come tonalità, come punta di colore, preferisco più i rosati io che questi colori un po' più sul beige. Però mi piace, io trovo anche che secondo me sono convinta che anche con l'abbronzatura penso stia benissimo. Però mi piace, non lo sto utilizzando tanto quanto il Nouvelle Vogue, devo essere sincera. Però l'ho applicato diverse volte, soprattutto quando ho fatto dei trucchi occhi molto più intensi con uno smokey eye. Secondo me sta benissimo, è perfetto, credo. E mi piace molto anche perché è molto facile da stendere, si applica molto molto bene. Questi rossetti matte, devo dire che rispetto ad altri opachi che ho di MAC, sono meno secchi, infatti si stendono molto molto bene rispetto al Ruby Woo, che è difficilissimo da stendere, ve l'ho già detto tante tante volte.
Questi qui sono molto più semplici da stendere, sembrano quasi, non dico cremosi, ma hanno una facilità nella stesura davvero, davvero fantastica. E sono sì opachi ovviamente, ma non sono tanto secchi, la giusta via di mezzo. E durano un bel po' di ore, anzi, durano parecchie ore. E nulla, questo qui è appunto il colore. Ripeto, dipende un po' dai gusti, dipende dalla carnagione, dai colori, dei propri colori, dei capelli, però. Io non l'ho utilizzato tantissimo perché, ripeto, pensavo mi piacesse un po' di più come colorazione, però lo testerò meglio, d'estate perché secondo me con l'abbronzatura, ripeto, dovrebbe essere molto 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 più bello. Così penso, almeno ho questa impressione, che vada leggermente ad appesantire un po' il viso, perché io non sono molto abbronzata, quindi ho una carnagione abbastanza chiara, anche se in videocamera rispetto alla realtà sembra un po' più chiara, credo. Però insomma, con l'abbronzatura secondo me sarà molto 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 più bello. Poi Kinda Sexy lo adorano tutte, tutte, tutte. È il nude preferito di tutti. Il mio, lo sapete, è Mer, anche se questo qui è molto molto bello, devo dire la verità. Altro rossetto molto molto famoso di MAC è il Cream Cup. Questo qui è famosissimo anche lui, però ha un finish diverso. Questo qui è un cream sheen, quindi un finish completamente diverso rispetto ai matte. I matte hanno un finish molto più. Hanno una durata molto più alta, una pigmentazione altissima. Questi qui invece sono meno pigmentati e hanno, non sono opachi, sono leggermente lucidini. Anche se comunque la durata, devo dire, non è assolutamente male, anzi, non come i matte, devo dire la verità. Però, insomma, questo qui è un rosa molto chiaro. Sinceramente, questo qui non mi fa impazzire, non l'ho utilizzato tanto, perché trovo che non mi stia molto bene. Lo applichiamo e vediamo un po' com'è sulle labbra. Ok, migliorata anche la luce. Allora, questo qui non mi fa impazzire perché vabbè, il finish è diverso, come vedete, è molto più lucido, sembra quasi un lucidalabbra più che un rossetto perché è abbastanza cremoso. Non mi fa impazzire il colore, perché il colore è quella tonalità rosata che, a parte che mi dà l'impressione di ingiallire i denti, almeno secondo me. Mi spegne un po', sinceramente, non mi fa impazzire, è troppo chiaro. L'ho utilizzato a volte, cioè l'ho utilizzato in poche occasioni. Anche questo qui, secondo me, sempre secondo me, però con l'abbronzatura penso che sia meglio, sia molto più bello, con una carnagione un po' più scura. Infatti andrò un po' quest'estate a testarlo meglio. Il finish però mi piace perché è molto, molto cremoso, molto confortevole, infatti. Per questo mi piace tantissimo, quando ho le labbra molto molto disidratate, molto secche, penso che sia il rossetto ideale da indossare. Appunto la colorazione, non lo so, ditemi voi, secondo me non è il massimo, non mi fa impazzire. Vedremo un po' quest'estate invece come sarà, come si comporterà. Ultimo rossetto è il Whirl, che è anche lui un matte, quindi tra i quattro rossetti sono tre matte e un cream sheen. Questo qui mi piace da morire. Questo qui è un marroncino, sì, un marrone praticamente, si vede. Molto 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 bello, l'ho utilizzato spesso, andiamo ad applicarlo. Eccolo qui, lui è bellissimo, mi fa davvero impazzire. L'ho utilizzato spesso quest'inverno, da quando l'ho ricevuto, l'ho utilizzato spesse volte. Mi piace molto perché è un marrone. Si vede che è un marrone, non è un matte, diciamo un rossetto nude, rosato classico. È un po' più particolare perché è un marroncino. Non è scurissimo, è abbastanza scuro, però mi piace da morire, mi piace tantissimo. Il finish, appunto, è un matte, quindi durata altissima, effetto opaco, pigmentazione molto molto alta e mi piace un sacco. A differenza del Cream Cup, che secondo me va ad ingiallire un po' i denti, questo qui invece almeno dà l'impressione di sbiancarli e enfatizzare il bianco dei denti. E mi piace un sacco, è bellissimo questo qui. Insieme al Nouvelle Vogue è il mio preferito diciamo,
del cofanetto ed è molto 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 bello. Questi qui appunto erano tutti quattro rossettini del cofanetto, diciamo i nude tra i più famosi di MAC, appunto questi quattro. Questi qui erano tra l'altro il Weirl e il Nouvelle Vogue, e anche il Kinda Sexy erano quelli che volevo provare, che ero sempre tentata nell'acquistarli, quindi sono davvero contenta di averli provati e di averli. Infatti la mia collezione di rossetti MAC si è un po' ampliata con questi quattro rossettini. Volevo farvelo prima questo video, ma non ho avuto tempo, anche perché c'ero da Natale, però li ho potuti testare, ho potuto appunto dirvi quello che penso. Sono esattamente identici ai rossetti MAC, hanno anche lo stesso odore, quindi è semplicemente un'edizione limitata. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Se avete domande, tutto quello che volete, chiedetemi, scrivetemi giù nei commenti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!